Il meglio del fitness e del wellness da oggi fino a lunedì a Rimini Fiera. A tagliare il nastro della non edizione di Rimini Wellness, questa mattina il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, affiancato dal presidente di Rimini Fiera Lorenzo Cagnoni e dei due testimonial, la showgirl spagnola Laura Barriales ed il pluricampione mondiale di pugilato Roberto Cammarelle. Nei 16 padiglioni del quartiere espositivo sono stati allestiti 48 palchi, 400 le aziende del settore in mostra su 96.000 metri quadrati indoor e 66.000 outdoor, 250.000 i visitatori attesi. Ci sono le attività nei vari padiglioni e tutte sono legate alla musica, quindi movimento e musica, le musiche sono le più disparate. Il country fitness è la new entry veramente di quest'anno e poi ci sono scalate su dei gradini per scalate virtuali e raggiungere il top di grandi grattacieli, piuttosto che attività in acqua, ci sono moltissime piscine, piuttosto che appunto attività con tutte le tipologie di musica. E poi c'è anche l'area relax, quindi c'è un igloo di legno e tulle all'interno delle quali ci sono e si realizzano delle attività molto rilassanti, massaggi, tutte le tipologie di yoga, bioginnastica e poi l'ultima novità di quest'anno è il food. Abbiamo focalizzato sotto il marchio Well Food una serie di focus che riguardano o nuovi prodotti lanciati da aziende che appunto mirano alla leggerezza e al benessere sul cibo, e ci saranno presenti anche chef che presenteranno ricette e dietologi che ci consiglieranno come mangiare in forma equilibrata, non con le diete estreme, ma con cibo che dà benessere, felicità, allegria e non fa ingrassare. Sono stata nell'apertura proprio di questa fiera 9 anni fa, quindi è bellissimo ritornare qua e vedere quanto è cresciuto. Migliorata, cresciuta e poi è famosa anche a livello europeo, quindi credo che sono orgogliosissimi di questo. E poi Rimini ancora che ospita questo è bellissimo, perché anche la città di Rimini vince tanto turismo. Questo è già il terzo anno di fila, comunque sono già venuto altre volte, ogni anno mi piace sempre di più, è sempre più grosso e c'è sempre più gente. Questo è un plauso che faccio agli organizzatori e noi come Pugilato, Federazione Pugilistica, crediamo molto in questo progetto del Rimini Wellness. Ultimamente stiamo venendo spesso e organizziamo anche campionati italiani per ragazzini per far capire a loro l'importanza di avere un pubblico e al pubblico l'importanza di avere dei pugili da vedere. Il Rimini Wellness è chiaramente da sempre un momento importantissimo, un momento fondamentale, si sta sviluppando sempre di più, sempre meglio e quindi sono molto contento ogni tanto, quando posso, di parteciparvi. Quali sono le cose che ti attirano di più di questa fiera? Ci sono sempre delle novità, delle cose interessanti e questa è la cosa più importante, si evolve sempre, questo credo che sia un concetto molto importante. Purtroppo poi ci sono anche persone che non dovrebbero esserci, tipo Alessandro Viligiardi, olimpionico di ginnastica, ma d'altronde c'è anche lui. Quindi ci sono anche delle cose che non vanno a Rimini Wellness, però purtroppo che devi fare? Grazie.